L'iniziativa è nata in occasione dei 70 anni per i diritti dell'uomo e quindi tramite l'associazione Saltamuri, tramite alcuni docenti che operano nella mia scuola di Attiliano Guardea, si è pensato di fare questo progetto che aveva come sfondo principale la scrittura dei bambini. Quindi che cosa è successo? Sono state coinvolte le classi seconde degli istituti De Filisterni, Montecastrilli e Attiliano Guardea insieme alle classi sempre quarte. Due autori, Fabrizio Silei per le classi quarte e Tognolini per le classi seconde, hanno scritto un incipit. Questo incipit è partito, è andato alla prima classe seconda, che hanno scritto il primo capitolo per poi andare all'altra seconda. Insomma, è stata una vera e propria staffetta. Avete presente la staffetta quando si passano il testimone? Ecco, è successa la stessa identica cosa tra le diverse scuole che insistono sul territorio della provincia di Terni. È stata un'esperienza estremamente proficua, in primis perché il territorio ha risposto, cioè, ci siamo accorti come gli alunni dei diversi territori abbiano sì risposto per alcuni versi in modo diverso, ma poi l'idea dell'inclusione, l'idea della condivisione e della collaborazione è uguale a Terni, ad Amelia, a Montecastrilli ed Attigliano. Quindi alla fine loro, ognuno di loro ha poi rappresentato con con un'opera grafica e sul libro ogni bambino trova un piccolo particolare del suo disegno, perché ovviamente era improponibile poter no, mettere tutti i disegni. Questa mattina, grazie al patrocinio della provincia di Terni, abbiamo ecco, la presentazione del nostro progetto. Nel pomeriggio all'Istituto Comprensivo De Filis, nel nostro auditorium, ci saranno anche gli scrittori. Quindi avremo modo di confrontarci, un tavolo estremamente tecnico, se così si può dire, con gli scrittori e mostrargli qual è stato il nostro lavoro. Un lavoro semplicemente fantastico e come dire, ha anche dato a noi adulti un senso di meraviglia, perché quando i bambini sono lasciati alla loro creatività riescono a produrre cose sensazionali.